Competere, un'iniziativa di casa.it dedicata al mercato immobiliare di Roma. Continua il ciclo di interviste con i migliori professionisti della capitale per fornire agli agenti immobiliari informazioni, idee e strumenti per competere con successo anche nel mercato romano. L'ospite di oggi è Andrea Barbera, broker di Coldwell Banker Italy. Buongiorno Andrea e bentrovato. Buongiorno e grazie Gerardo. Ben trovato Allora, anche a te. bene, grazie. Andrea, tu non sei qui a caso perché insomma oggi vogliamo aprire una finestra sul mercato immobiliare del lusso di Roma e io so che tu sei un agente immobiliare di grande esperienza in questo ambito e diciamo un ambito che richiede tanta specializzazione e professionisti diciamo preparati non sono poi così tanti. Prima domanda per te, che cos'è il lusso nel real estate della capitale? Beh, per risponderti partirei da una domanda. Quale valore potremmo dare ad una proprietà con vista sul Colosseo, sul Pantheon, sui Fori Imperiali, su Piazza di Spagna o su tutta Roma con i suoi scorci antichi e i suoi tetti così ben rappresentati e dipinti da un grande maestro come Renato Guttuso? E molto spesso ci troviamo di fronte a questa domanda. La risposta è tutto quello che un potenziale cliente acquirente è disposto a pagare per entrare in possesso di qualcosa di unico e straordinario. Cosa significa questo? Che ci sono peculiarità e unicità nel settore del lusso che non rispondono tanto ad una quotazione di mercato, quanto invece ad un coinvolgimento emotivo e soggettivo del cliente. Gli immobili che appartengono alla categoria lusso a Roma sono anche questo: incanto, stupore e magia. L'anno scorso ho portato un cliente lusso su una dimora, tanto per fare un esempio, in centro, che era posizionata ad un prezzo decisamente alto per il mercato domestico, ma aveva una vista straordinaria, su tutta la capitale. Ogni finestra era un dipinto. Che valore assegnare a quella magia? Il cliente si affaccia alla finestra, si gira verso di me e scandendo dice in un inglese maccheronico russo: "This is my house." Una frase così perentoria non lasciava spazio a dubbi. Così fu e la casa fu sua. Certamente la pagò un prezzo pieno, ma anche questo è trattare in questo mercato. Un Caspita. mercato di nicchia, un settore, quello del luxury, che per definizione riguarda immobili con quotazioni superiori al milione di euro, ma che certamente guardando al mercato immobiliare della capitale è facile raggiungere e superare. Al di là delle quotazioni, quando trattiamo immobili che rientrano nella classificazione lusso, ci troviamo di fronte a dimore rappresentative di uno status, oltre al fatto che offrono prerogative uniche, come ad esempio, e solo per citarne alcune, la posizione in un quartiere signorile, le altezze, la storicità, gli spazi esterni, la panoramicità. I quartieri che sono più coinvolti da questa tipologia sono senz'altro il centro storico, più richiesto da una clientela estera, ma anche Trastevere, Prati, Parioli, Pinciano, Trieste, Monteverde Vecchio, Gianicolo, fino ad arrivare all'Euro. Ok, la situazione qual è oggi tra domanda e offerta e quanto pesa il cliente internazionale? Beh, è proprio l'unicità degli immobili di lusso a sospingere un mercato che mostra una positiva dinamicità e vivacità, anche e in modo particolare in questo periodo. Cioè, cosa influisce su questo sentiment positivo? In un certo senso, proprio gli effetti della restrizione che stiamo vivendo col Covid. Cioè, la domanda è infatti sospinta da acquirenti che cercano una proprietà, un luogo in cui vivere a 360 gradi, un luogo confortevole, un luogo adatto tanto alle attività lavorative in modalità smart working, quanto a quelle di tutto il nucleo familiare, cioè un vero godimento dell'abitare. È chiaro che questo si traduce in plus abitativi specifici e mirati ad un concetto di benessere generalizzato. Aumenta in questo modo l'investimento per ottenere quei plus che si traduce in una sorta di upgrade del settore del lusso. A questa sorta di riscoperta della casa come luogo in cui passare molto più tempo e migliorare la qualità del tempo.
Ha contribuito in questo in maniera considerevole la pandemia, che ci ha costretto a modificare gran parte delle nostre abitudini sociali e lavorative. Nonostante sia un mercato ristretto ed esclusivo, il mercato del luxury infatti mostra un volume delle transazioni dello 0,6% sul totale del mercato immobiliare, ma rappresenta una quota decisamente importante in termini di valore. All'interno di questa quota la componente, diciamo, internazionale pesa circa per il 50%, un dato che evidenzia le grandi possibilità di operare in un mercato certamente di nicchia, ma con una platea globale di possibili acquirenti fortemente attratti dalle seduzioni di una città come Roma, che è un asset class di riferimento a livello internazionale. Andrea, sei veramente poetico nel raccontare questo ambiente, quindi insomma ci fai davvero sognare. E parliamo quindi di consulenza immobiliare nel settore immobiliare del lusso. Tutti vorrebbero lavorare con i ricchi, questa è la verità, ma non tutti hanno le carte in regola per farlo. Cosa insegna la tua esperienza? Lavorare nel comparto global luxury richiede una serie di skills personali e una struttura organizzata che non si possono improvvisare, ma devono essere acquisite e alimentate giorno dopo giorno. Essere un agente luxury non è solo uno status, per quanto mi riguarda è anche una certificazione internazionale. Così come gli immobili ottengono classificazione luxury in base alla posizione, alle particolari caratteristiche, al prezzo, così anche gli agenti immobiliari che trattano questo tipo di immobili dovrebbero essere certificati. Chiaramente entrare in contatto con una clientela luxury implica anche l'adozione di un vero e proprio stile di vita. Riconoscere ed apprezzare il lusso significa anche essere preparati e pronti a trattare, o meglio, entrare in sintonia con diverse tipologie di personalità. Cioè, occorre quindi investire su se stessi, dal vestire, dagli interessi, ai luoghi da frequentare, per entrare in contatto con clienti di alto livello. Anche l'interesse per l'arte, per l'esercizio di alcuni sport elitari come il golf, il padel, l'equitazione, possono essere dei punti di riferimento nelle relazioni col cliente. Ti porto un esempio esplicativo. Qualche anno fa dovevo incontrare un cliente importante per la prima volta. Come si fa sempre, ci si documenta prima dell'incontro. Scopro che è un accanito golfista. Quando lo incontro, non vedendo intorno a me, ho dato subito uno sguardo intorno a me e non ho visto nessuna sacca da golf per agganciare il discorso. Poi, dopo avergli dato la mano, gli dico: ma lei è un golfista? Lui mi guarda attonito e mi chiede: come fa a saperlo? Rispondo: è semplice, ha solo una mano abbronzata. Dovreste sapere tutti che sulla mano sinistra si mette un guanto e quindi non si abbronza. Lui conclude infatti: ma è veramente un osservatore straordinario lei. Oggi è ancora un mio cliente fidelizzato, ma non solo, ho giocato a golf con lui, mi ha presentato tutta una serie di cerchie di amici importanti ed è diventato un mio segnalatore dell'ambiente. Un agente global luxury deve comportarsi come si comporterebbero i suoi possibili clienti. Se una persona riesce a costruirsi una buona immagine, acquisisce un patrimonio di credibilità che è duraturo nel tempo. Perché, così come diceva Machiavelli, ognuno vede quel che tu pari, pochi comprendono quel che tu sei. Cosa significa questo? Significa che per quanto una persona possa essere capace, non verrà mai presa in considerazione, a meno che le sue qualità non vengano riconosciute. Per ottenere il consenso da parte di un cliente di alto profilo, servono sì qualità professionali, ma anche un approccio autorevole e credibile. Anche su queste peculiarità è necessario concentrarsi e migliorare. Per questo è di fondamentale importanza sapere chi si ha davanti, documentarci il più possibile prima dell'incontro con il nostro interlocutore e cercare anche degli elementi di interazione che ci permettono di entrare in sintonia con l'uomo prima che con il cliente. Tutto questo ci aiuterà a non sbagliare il tipo di approccio. Ecco, quanto conta saper leggere i caratteri e sapersi adattare? Ognuno di essi senza mostrare un carattere remissivo, perché sottoposti di yes man, in genere i clienti di un certo livello ne ha già tanti al suo servizio. Da te cerca
un consulente preparato, un grande negoziatore, perché sa che tu negozierai al meglio per lui e forse meglio di lui. Oltre a queste capacità manifeste, la tipologia di clienti luxury si aspetta di ricevere anche tutta una serie di servizi in linea col proprio stile di vita. Intendo tutta una serie di servizi accessori necessari e fondamentali per portare avanti un'eventuale trattativa col cliente, come servizi di consulenza di diritto internazionale, consulenza fiscale societaria, consulenza urbanistica notarile, consulenza di due diligence, fino a servizi ad attenzioni più semplici, ma che nel settore luxury sono necessari, come ad esempio mettere a disposizione un'auto con un autista, procurarsi un interprete laddove la lingua non rientra nelle lingue abitudinarie come inglese, francese o spagnolo, e fornire tutta una serie di informazioni che il cliente che proviene da fuori Roma ne ha bisogno, circa ad esempio i ristoranti top dove andare a cena, i centri benessere, e semmai accompagnarli pure. Cioè, concludendo, non ci si può improvvisare, ma occorre fare un percorso che comporta anche un grande investimento sia economico sia su se stessi ed è finalizzato un obiettivo ben chiaro da raggiungere. Molto bene Andrea, guarda, ti ringrazio per le tue insomma informazioni, per aver condiviso con noi la tua esperienza professionale. Spero di vederti molto presto di persona a Roma. Grazie ancora. Grazie Gerardo, a presto. A tutti voi che ci avete seguito un particolare ringraziamento, rimanete sintonizzati perché torneremo prestissimo con una nuova intervista, grazie a casa.it, per competere sempre al meglio in qualunque condizione di mercato. A presto.